Grazie, abbiamo l'ultimo intervento prima del video, che è un video shock di Marco Camisani Calzolari. Voi lo vedete qui, lui è una persona seria, forse il più serio di tutti noi. In realtà c'è un altro animo, c'è un animo hacker, rapper che ci ha svelato in questi giorni mostrandoci un video. Io volevo chiedere a Marco, proprio alla luce di quello che diceva Maria Grazia, io ho la sensazione, l'avrei voluto scrivere in quei frammenti di discorso che ho scritto stanotte, che sia un po' quello che è accaduto tra la Chiesa Cattolica e la stampa nel Cinquecento, quando ti dicevano che era pericolosa l'invenzione di Gutenberg, perché oddio, ognuno ci stampava il suo libro, circolavano altre idee, quindi alla fine, Dalia o non Dalia, la storia prenderà il suo corso, no? Peraltro c'è Credo. un bellissimo video di frati del Cinquecento che litigano con i libri così come oggi molti litigano con i notebook. Io volevo solo aggiungere una cosa a quello che ovviamente condivido già che hanno detto i miei colleghi. Dico, sostanzialmente c'è un altro aspetto importante che sono le aziende. Cioè oggi gli uomini dell'azienda sono gli stessi uomini influenzati allo stesso modo dei consumatori che vivono la rete in questo modo, che vengono avvisati, anzi allertati dai giornali su un uso, insomma, morigerato e poi dai, se si riesce a evitare ancora meglio. Il punto è che gli uomini dell'azienda oggi influenzano anche le scelte dell'azienda. Il top management mediamente non è preparato e non è in grado di usare la rete nel modo giusto. E siccome oggi la rete può essere un grande driver di innovazione e di sviluppo, specie in un momento di crisi, beh, se non è compreso bene va a finire che si fanno i siti vetrina, va a finire che si fanno le scelte, si innamora ogni anno di una nuova moda. L'anno scorso la moda era Second Life, quest'anno è Facebook e avanti così l'anno prossimo. Perché non c'è una consapevolezza. Per cui gli uomini dell'azienda, bene che anche loro incomincino Un po' di acculturamento, sì, a conoscere un pochino meglio quelle che sono le reali opportunità offerte dalla rete. Questo era un allora, romanticismo di gioventù. tanto vi ringrazio per essere venuti, per averci ascoltato stasera. Speriamo che questo sia l'inizio e che un giorno possiamo ricordarlo come l'inizio di una cosa bella per internet. Questo è il video Marco Camisani Calzolari in un suo momento poetico giovanile. Buona serata e grazie.